La sofferenza accomuna sicuramente in misura maggiore chi, come me, vive il deserto urbano che le nostre città sono diventate. Nessuna prospettiva, nessuna alternativa, nessun orizzonte. Solo una sequela infinita di abitazioni, case popolari, abusivismo, quartieri abbandonati dallo Stato e da Dio. Le opportunità convenzionali di istruzione e carriera sono poche e poco allettanti, soprattutto per un giovane che ha fretta di crescere. Che ha fretta di riconoscersi in un gruppo, di avere uno scopo. Chi incolpare della propria miseria? Serve un nemico, magari più debole solo di noi, a cui far pagare il prezzo delle ingiustizie sociali. Il musulmano, il nero, l'omosessuale. La scelta è varia, ma non basta. Nei nostri deserti urbani c'è ormai chi questa sofferenza la organizza giorno dopo giorno, definendone obiettivi, metodi e scopi. Raccogliere la sofferenza, scavare nell'umiliazione. Accendere la rabbia e indirizzarla verso un nemico a cui dare un nome ed un volto simbolico. Questo è il loro meticoloso lavoro. Queste organizzazioni di estrema destra si insinuano nelle fratture della società per andare a riempire i vuoti lasciati dalle istituzioni. Mettono la maschera del bravo sceriffo di quartiere, una spalla su cui contare nei momenti di difficoltà, dandoti un ruolo e dei valori in cui credere. Chi vi parla li ha conosciuti da vicino. Non importa chi sono, cosa faccio, che volto ho. Quando mi hanno accerchiato, spintonato, picchiato, non è importato neanche a loro. Ero semplicemente un simbolo da dover abbattere, perché loro la guerra non la fanno soltanto alle persone, ma soprattutto alle idee di democrazia e di pacifismo, rivendicando un passato romanticamente autoritario e gerarchico, dove non c'era posto per la diversità. Ho iniziato a chiedermi il perché. Perché un ragazzo come me, con gli stessi problemi, le stesse paure, gli stessi sogni, dovrebbe arrivare ad odiare così tanto? E la risposta è arrivata semplicemente guardandomi intorno e provando a capire il disagio di una società in cui ogni senso di appartenenza è impossibile. L'estremismo violento può funzionare solo laddove l'isolamento ha vinto sulla socialità, dove la città si è fatta deserto, dove non c'è stato, non c'è politica, non c'è integrazione. Sogno invece un mondo in cui questo nemico non debba più esistere, perché so come ci si sente ad esserlo. Sogno un mondo in cui nessuno sia lasciato solo. In balia di chi specula sulla sofferenza. Sogno un mondo in cui la scelta non sia tra subire o infliggere il dolore.